Noi lottiamo per la Nutella. Tan tan tan. Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, sono sempre io, la Baby Minky Pie. Oggi siamo in un triste giorno, non trovo più il mio pannellino. Ragazzi, non sto scherzando, non lo trovo più. Non vedo l'ora di ritrovarlo. Comunque, oggi non sapevo che video fare, però dovevo farlo un video, quindi boh, ho pensato di farvi vedere, vedete qua le giammine sono colorate, farvi vedere quello che ho fatto con lo smalto. Con lo smalto. Ma prima di iniziare la intro. Noi lottiamo per la Nutella. Nuova intro non per il mio canale, attenzione, ma per i video a caso, proprio come questo. Comunque adesso partiremo col farvi vedere quello che ho fatto con lo smalto. Per esempio, ho fatto due pony, uno che è venuto carino e un altro lasciate stare. Ecco qua, ho colorato con lo smalto rosa le perline. Poi questo l'ho colorato sempre con lo smalto rosa, che dovrei ripassarlo. Già. Sbuttate. Ma non potevo metterli più vicino? Questo l'ho colorato con lo smalto. Ok, qui sembra sporca, ma non lo è. L'ho colorata con lo smalto d'oro. Dorato. E qua i capelli sono carini dalla telecamera, ma dal vivo sono un po' meno carini. Viola, boh. E poi, pronti per il macello umano? Tada! Bellissima! La perfezione assoluta, brava, sono colpita. In questo video, oltre a questa cosa, volevo farvi vedere. Sentire le domande che mi faccio sul nuovo film delle Equestria Girls. Allora, partiamo dalla prima, che non è proprio su quel film, è sul film che verrà dopo, perché magari dopo questo film le Miss X continueranno a vestirsi come erano vestite un tempo? Twilight, come si vestirà? Soprattutto, ma soprattutto, mai soprattutto quanto il soprattutto di Twilight che si vestirà di nuovo come prima, cioè come si vestirà, e non soprattutto come quella cosa di Twilight. Sansa Cimmer si rimetterà quella camicia da notte che non è una camicia da notte, ma che io chiamo camicia da notte perché sembra una camicia da notte, però non è una camicia, non è una camicia da notte, ma è un vestito? No, sul serio, sembra una camicia da notte. Poi Twilight continuerà ad essere innamorata di quel tipo? Quel tipo? Rivedrà mai Twilight? Twilight rivedrà mai quel tipo? Ma un'altra domanda è: nella canzone Abbraccia la magia, lo capirete, dov'è Twilight? Dove? Dove? E poi un'altra domanda, oddio non mi ricordo più. Ah sì. Chi è l'antagonista? No, chi è il protagonista? Cioè, se Gaia Everfree è l'antagonista, chi è il protagonista? Scrivetemelo sotto nei commenti, sono troppo imbecille. Comunque, boh, il nulla. In questo video, visto che è un video a caso, voglio farvi anche delle scenette a caso. Nutella! Nutella! Nutella, Nutella, Nutella! Oh, Nutella, 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 Nutella! Nutella! Nutella, Nutella, Nutella! No, Nutella, 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 Nutella. Nutella! Oh! Nutella, Nutella! What? Scusate, io non mangio la Nutella. Sì, la mangio, ma Nutella, 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 Nutella! Nutella, 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 Nutella? Nutella, 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 Nutella. No, Nutella. Scusa, cosa state dicendo? Scappa. Chi sei?
Sono la Twilight del futuro! Eh sì, vabbè, avrò le ali, buonanotte. Non sto scherzando, avrei le ali. Perché ho questi capelli così? Perché quando avrai il tuo castello... Lascia perdere. Poi conosco anche la Pinky... Comunque una banda di matti. E infatti io con me ho la Pinky Pie... Del futuro del 2021. Eh? Che fischio scarso. Quindi è così che viene? Sì? Oddio. Oh mio Dio. Pinkie Pie si evolverà in un gatto. Che si rincorre la coda. Ti posso mangiare? Sei di pane? Cos'è quello? È pane. La Pinkie Pie del futuro del 2021 sarà un gatto attratto dal pane. E poi c'è anche, scusa, Rainbow Dash del futuro del 2021 che si evolverà in un Pokémon che non si sa come sparisce in fretta. Quindi ho una foto di lei, ora te la faccio vedere. Ta-da! È un Pidgey! Sì, è una specie di Pidgey. Pidgey! Il Pidgey! Il Pidgey!